Buongiorno, buon mattino 6, una giornata da affrontare con grande entusiasmo e chiaramente noi vi accompagniamo nel migliore dei modi, certo, questo ce lo auspichiamo, ce lo auguriamo in questa giornata. Fra poco ci collocheremo con la nostra Francesca Romana Testi che è in missione per conto di, possiamo anche dirlo, della Madonna, visto che siamo alla Madonna dello Splendore di Giulianova, però al di là delle battute tra poco ne parleremo, voglio presentare l'ospite che ho qui in studio, Alessandro Sonsini, buongiorno. Buongiorno. A voi. Allora, finalmente ci si incontra sì, davanti alle telecamere. Non è stato fedele. Lo conosciamo come autore di una trasmissione Talenti e Territorio, ma i suoi trascorsi vengono dal mondo accademico dell'università. Sì, sì, sì. Ci racconti un po' la sua storia, perché ci incuriosisce molto, no? Sì, allora, intanto io sono architetto, quindi è il punto di partenza. Nasco dal punto di vista professionale. E attraverso questo tipo di competenza mi sono avvicinato alla facoltà di architettura, anzi ho studiato la facoltà di architettura di Pescara e poi questo tipo di disciplina mi ha appassionato molto al punto da decidere di rimanere lì dentro e di svolgere una parte della mia attività dentro questa istituzione. Quindi ho trascorso buona parte della mia vita con grande soddisfazione, devo dire, dentro la facoltà di architettura di Pescara dell'Università d'Annunzio e lì mi sono appassionato ai territori. Ai territori. Perché questa storia comincia dai territori. Senta, però si è appassionato all'università più per l'attività didattica che all'interno dell'università si svolge o per l'attività di ricerca? Qual è la parte più stimolante? Direi è difficile fare una distinzione tra queste due attività, perché nelle facoltà queste due attività si portano avanti in parallelo. Personalmente ritengo di essere più un ricercatore, cioè un curioso, una persona a cui piace scoprire e capire quello che sta scoprendo. Quindi forse più appassionato alla ricerca. Una domanda cattiva, pochi architetti e troppi geometri oggi? O perlomeno negli anni passati? C'è la sensibilità è un po' diversa. Oggi gli architetti sono tanti. Io non parlerei di sensibilità diversa, io parlerei di competenze diverse. Oggi il lavoro dell'architetto, comunque diciamo l'operatore che agisce nel campo dell'edilizia, deve possedere una serie di competenze. E siccome queste competenze cominciano a essere veramente tante, è necessario distribuirle tra le varie figure professionali, quindi architetti, ingegneri, geometri, impiantisti, e quindi non sono troppi. Sì, non sono troppi. E dopo ci dirà sensibilità diverse, ovviamente. Però ci possono anche essere i permalosi, di questo ne parleremo fra poco, perché vedo Francesca. Francesca? Una pietra. Sei una pietra, non rispondi, ti devo battere, che roba è? Allora, introducici nel viaggio di questa mattina. Partiamo dalla storia della Madonna dello Splendore, proprio con questo bellissimo, diciamo, una statua. Davanti alla statua c'è scritto Bertolino il veggente della Madonna. Perché? Dicunt, si narra, anzi ti presento subito il mio ospite. Buongiorno. Sandro, non mi dire che hai freddo, che non ci credo, eh. Ferro, qua ci stanno 80 gradi sotto zero, un tasso di umidità del 98.000%, quindi... Direttore, stiamo pure all'ombra perché qua il sole ci arriva più tardi, quindi ti dico, ma insomma, ti ho portato... stiamo prendendo... le scale della Via Croce scorrendo. Ti ho portato in uno dei posti più mistici e magici d'Abruzzo. Come? Francesca? Che si sta bloccando il segno. Grazie per questo. Però essere irriverenti proprio, mi scuso di già, ma non sento più gli atti inferiori oramai. Ecco, non so. L'importante è che funzionino i neuroni. Perché lì sono un rallentatore, chiaramente. Quindi quello che riusciremo a fare questa mattina sarà... Abbiamo ancora problemi con il segnale, speriamo che si trovi un posto più idoneo, più opportuno per sentire meglio i nostri interlocutori. Però, caro Sandro, con Francesca i neuroni dovrebbero funzionare bene? Mi senti? No, c'è ancora, cioè abbiamo proprio questo problema del collegamento. Vediamo se troviamo un posto diverso con i nostri amici da Giulianova. Dicevi? Francesca? No, è caduto il segnale, dai, lo riprendiamo tra qualche istante.
È bello anche questo, no? Della diretta. Certo, dove, perché a un certo punto della vita, soprattutto di recente, ti sei non solamente di recente, appassionato anche ai media, la comunicazione che si interseca con la tua attività professionale. Da qualche anno, perché penso che comunicare, trasmettere, far conoscere queste scoperte, queste conoscenze sia fondamentale, altrimenti rimangono un patrimonio tuo che non condividi con gli altri, e oggi la condivisione credo che sia una delle cose più importanti. E questo è fondamentale. Vediamo, adesso vedo che il segnale è notevolmente migliorato, vediamo se riusciamo a metterci di nuovo in contatto con Francesca. C'è ancora qualche problema, Francesca? Ok, allora, vi siete spostati al sole, anche l'iPad evidentemente si era congelato. Sì, ripartiamo da lì. Ok. Niente. Dove c'era la statua di Bertolino? Perché? Dimmi. No, no, ti sentiamo, prosegui. Io sento. Allora, sulla statua di Bertolino. Perfetto. Perché è stato proprio quest'uomo, che era un contadino? Sì, un taglialegna. Un taglialegna che aveva raccolto la legna, si era fermato a un certo punto per ripostare. Che è successo? E a un certo punto vede una donna stupenda, circonfusa di luce accecante, da mai più visto splendore, come racconta una cronaca del Seicento, e con l'invito a recarsi presso le autorità del luogo per venire a porgere naturalmente il saluto reverente, si trattava della Madonna, è chiaro, e per tre volte Bertolino si recò presso i maggiorenti del luogo, quindi all'epoca immagino ci fosse il duca Acquaviva d'Aragona insieme con i signori del reggimento, quello che noi oggi chiameremo giunta e consiglio comunale, spiegando quello che aveva visto. Non venne creduto, anzi la terza volta uno di questi signori, poco educato, probabilmente scocciato, gli mollò un calcione, e in quello stesso istante questo signore perse l'uso della favella, cioè non riuscì più a parlare, e anche degli arti inferiori, quello che ci sta accadendo a noi in questo momento. Per cui si accorsero che probabilmente qualcosa... E si è perso un'altra volta il segnale. Vedi, ogni volta che Sandro Calandini dice una blasfemia, inevitabilmente c'è qualche problema sul segnale. La blasfemia non c'è, è quello, no, dai, che scherzo, io da raccontare quello che si dice, insomma. Allora, perso la favella e l'uso delle gambe. E l'uso delle gambe. Allora si accorsero che qualcosa di vero ci poteva essere, per cui si formò un corteo processionale, che è lo stesso che viene rievocato ogni 22 di aprile, perché accadde il 22 di aprile tutto questo. E vennero qui, in questo luogo, ai piedi dell'ulivo sul quale, insomma, era assisa la Madonna, sulla quale era apparsa la Madonna, incominciò ad apparire una polla sorgiva di acqua, e in quello stesso luogo venne successivamente edificata una edicola, un piccolo luogo in cui pregare, e successivamente una chiesa, e ancora dopo un monastero affidato ai monaci celestini, quelli di Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, lo conosciamo tutti quanti. E tuttora sgorga quell'acqua, c'è una tradizione antichissima, sono tanti fedeli che vengono dalla Puglia, dalla provincia di Bari, da quella di Foggia, dal Molise, dalle Marche del Nord, e vengono tuttora qui al santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova ad attingere acqua, una sorta di piccola Lourdes, diciamo così, okay, in ricordo appunto dell'acqua miracolosa che sgorgò. La sorgente miracolosa, al che noi insomma ci andiamo a fare una puppatina d'acqua. Niente, abbiamo ancora un problema. Bagno integrale, adesso. Ah, scusami un attimo Francesca, perché ci siamo persi un passaggio. Abbiamo capito che è andata a bere un po' d'acqua, ma poi come Lourdes è anche possibile fare dei bagni. Sì, quello noi volevamo fare, perché l'acqua, insomma, da bere era un po' una limitazione, noi abbiamo bisogno di più. Siccome abbiamo questa occasione, facciamo perdere in meno 5 gradi. Sì. è un miracolo anche questo. Guarda un attimo la sorgente, ce l'abbiamo proprio un po'.
Francesca, allora tra poco ci ricolleghiamo con te e con Giulianova. Io voglio ritornare. Si vede? Sì, eccola qui. Ah, la sorgente, direttore... eccola giù in fondo, all'ombra chiaramente. E quella con lo scivolo. Direttore, comunque ci sono. Direttore. Ecco. Allora, io direi di rientrare in studio, tra poco ci metteremo di nuovo in collegamento con Francesca Romana Testi, perché eravamo rimasti in sospeso con un discorso. Allora, avevamo detto dell'architetto questa disponibilità e questa intelligenza, se vogliamo, a distribuire responsabilità e competenze, no? In modo tale da essere funzionali. Però l'architetto non è solamente quello che disegna e progetta le costruzioni, è anche qualcosa di creativo e, se vogliamo, di armonico con l'ambiente che lo circonda. Perlomeno... Allora, è un mestiere complesso. Sì. È un mestiere complesso. Il disegno, la rappresentazione di un'idea, diciamo, è l'ultimo degli aspetti. Gli aspetti importanti invece sono legati alle scelte progettuali, perché su quelle scelte non solo si costruisce un prodotto architettonico, ma si determinano tutta una serie di conseguenze a catena, a cominciare dall'impatto ambientale che l'architettura ha sui territori in cui viene edificata. Quindi lì è il vero problema, cioè come costruire perché questa attività umana crei un servizio e non un danno. E quindi il problema è proprio lì. Lei, se non sbaglio, leggevo un po' cose che la riguardano sull'attività, il periodo che ha trascorso nell'università, si è interessato a un particolare settore, no? Anche quello relativo alla sostenibilità, al territorio, all'ambiente. Certo, certo. Sì, perché operavo in un dipartimento di tecnologie che è molto attento a questi risvolti ambientali dell'architettura. Però in particolare, diciamo, questa attenzione l'ho rivolta al mondo delle cantine. Sì. Perché a un certo punto sono cominciate a apparire sulle riviste di architettura una serie di immagini riferite a cantine straordinarie, cantine mai viste precedentemente, cantine che non avevano solo lo scopo di produrre, ma quello di accogliere, quello di far degustare, quello di comunicare il mondo del vino. E quindi, incuriosito da questa evoluzione di questa tipologia produttiva, mi sono avvicinato a questo mondo, e questo mondo mi ha aiutato molto a capire i segreti di un territorio, perché le cantine in genere non stanno nei centri abitati, stanno in campagna, e lì il territorio si esprime diciamo al massimo delle sue potenzialità, e quindi il rapporto che questo manufatto stabilisce con il territorio diventa un rapporto interessante, delicato, problematico. Senti, lei mi incuriosisce, ma come è andato a cercare queste cantine? Cos'è accaduto? Andando in giro per l'Italia, andando in giro per l'Europa e leggendo e cercando invece di capire quelle che stavano in altri continenti, che ho avuto solo in parte la fortuna di poter vedere. L'Abruzzo, qui in Abruzzo ne ha visitate molte di cantine, come beh, le... Direi tutte. Sì, tutte quante. Direi tutte, sì. L'Abruzzo ha un centinaio di produttori. Sì, quindi, stiamo parlando di piccoli e medi produttori o anche diciamo quelle produzioni industriali? Medi produttori, piccoli, sì. E medi produttori. Diciamo li ho visitate tutte. Ovviamente non tutti questi produttori hanno cantine interessanti. Quando dico interessanti mi riferisco a spazi dove si percepisce la territorialità di quel manufatto. Purtroppo negli anni 70 sono state costruite cantine che sono riconducibili a grandi capannoni industriali, e quindi quelle soluzioni non suggeriscono niente, non ti dicono niente dal punto di vista del rapporto manufatto-territorio. Invece ce ne sono veramente altre molto molto interessanti, di cui alcune, ecco, sono state oggetto di questo format televisivo che è appunto Talenti e Territori. Talenti e Territori. Uno dei talenti è un produttore vitivinicolo, magari ne parleremo più tardi. Tra poco ne parleremo, perché vedo, abbiamo ripristinato il collegamento con Giulianova, col Santuario della Madonna dello Splendore, e quindi con Francesca Romana Testi.
Direttore, devo parlare piano perché siamo proprio dove è la sorgente e ovviamente ci sono i fedeli che vengono a pregare, perciò insomma volevo evitare di dare fastidio. Nonostante allora, il freddo? Mi senti? Sì, nonostante il freddo, dico. Sì. A differenza allora, di qualcuno che si lamenta del freddo. Vabbè, poverino, c'ha ragione, dice che si lamenta del freddo, sto direttore guardi che è cattivo a volte. Qui, come spiegava Sandro Galantini, come dicevi anche tu, si viene per prendere l'acqua, ci si può immergere nell'acqua, c'è una zona che sembra insomma una piscina, una piccola piscina, c'è questa fonte con l'acqua corrente e la cosa interessante è che qua alle mie spalle c'è una cassa di bottiglie vuote messe a disposizione per prendere l'acqua e portarsela a casa. Cioè veramente tutto quanto come una catena di produzione. Io mi sono avvicinata per toccare l'acqua e l'acqua è calda. Come calda? Con questo è freddo? Calda. Sa, ecco, adesso io lo chiedo a Sandro Galantini. Aspetta che adesso lasciamo in pace. È perché è calda, il direttore non ci crede. Allora, l'acqua ha una temperatura costante perché, come dicevo prima, spero si sia sentito, questa acqua è una captazione da una sorgente, una polla sorgiva che in origine appunto alla base dell'albero, dell'olivo sul quale apparve la Madonna, ma successivamente questa polla sorgiva è stata inglobata all'interno del complesso conventuale. Va ricordato che al posto dei celestini che vennero soppressi durante il periodo franco-napoleonico, dal 1847 nel santuario ci sono i frati cappuccini. E quindi attualmente la polla sorgiva è nella biblioteca conventuale proprio, di cui sono stato direttore per 15 anni, quindi conosco molto bene il posto. E la temperatura, come diceva Francesca, è calda, sicuramente molto più calda rispetto alle temperature glaciali che stiamo vivendo, perché è appunto un'acqua sorgiva e quindi ha una temperatura costante. Non mi chiedete quale sia la temperatura, perché no. Mi chiedete troppo. Direttore, ti faccio vedere un plastico che è davanti a noi, che praticamente rappresenta tutta quanta, insomma, la Madonna dello Splendore, più una parte che ancora deve essere completata ed è esattamente dove ci trovavamo prima. Noi ci siamo affacciati da qua per guardare. Sì, il belvedere di Giulianova praticamente. Per guardare insomma tutta la Giulianova. E ci spiegava Sandro Galantini che questo ancora non esiste e deve essere realizzato, questa parte qua. E poi di qua c'è soltanto un terzo di questa costruzione che deve essere ultimata. Cobra, non si vede? Aspetta che cerco. Ecco, vedi questa? Sì, sì. Questa attualmente ce n'è solo un terzo, quindi deve essere completata, questa ancora non esiste. Perché, insomma, cercando di vederla tutta nell'insieme è davvero enorme. Insomma, a me ricorda molto Assisi come struttura. Mi senti ancora oppure mi hai abbandonato? Sì, ti sento perfettamente, Francesca. Anche perché qui, Sandro Galantini, stiamo... Con attenzione. Qui è un po' più caldo, direttore, è l'acqua sorgiva che ci fa questo effetto. Probabilmente, o forse oramai siamo già in fase di assideramento e quindi non sentiamo. C'è una percezione diversa. Sandro, ci parli anche un po' del santuario? Sì, ecco, ricordavo storicamente che questo santuario nasce a seguito dell'apparizione di Bertolino. Quando può essere accaduto questo? Alcuni hanno sostenuto nel 1557, perché sull'architrave della vecchia chiesa, che era una chiesa piccolina di appena 200 metri quadrati, poi demolita e ampliata nei primi anni 50, c'era una frase, un cartiglio, diceva: «Oh, tu che vieni, pulisci i piedi perché entri nel Tempio della Madonna». E c'era una data, 1557, tutti hanno pensato lungamente che quella data si riferisse all'anno del miracolo. Non è assolutamente così. Noi abbiamo dei documenti, in modo particolare un testamento di Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona, testamento del 1523. Andrea Matteo era il figlio del fondatore di Giulianova, Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona. Ebbene, in questo testamento firmato da Andrea Matteo nel 1523 c'è un lascito a favore di Santa Maria dello Splendore, così proprio testualmente. Quindi il culto e la presenza, diciamo così, qui a Giulianova di questo culto era sicuramente già a partire dal 1523.
Pensiamo che il miracolo sia avvenuto almeno 10, 20 o 30 anni prima, probabilmente, come alcuni sostengono, nel 1480. Cosa è successo poi? È successo appunto che dopo la costruzione dell'edicola, della chiesetta e del monastero, vennero qui i monaci bianchi, i monaci celestini, e rimasero durante l'età franco-napoleonica. Vennero poi soppressi e al loro posto, quando ritornarono i Borbone sul trono di Napoli, quindi nacque il regno delle due Sicilie, vennero i frati cappuccini, che sono tuttora presenti. Santuario viene considerato uno dei più rinomati d'Italia. Perché? Perché tale Pelagalli, giuliese, nel 1907 pubblica un libro e ricorda un avvenimento che fu il colera del 1855. Un colera che si temeva venisse da Napoli, ma che in realtà venne dalla zona picena, quindi oltre Tronto, le Marche meridionali. Questo colera seminò terrore in Abruzzo, addirittura alcuni pensarono che ci fossero degli attossicatori, cioè che delle persone al soldo di ricconi avessero voluto, insomma, un po' come la storia della colonna infame di Manzoni, insomma. Quando questa pandemia colerica terminò nel settembre del 1855, il sindaco, l'allora sindaco di Giulianova, decise, ma lo fecero tanti altri, però ci troviamo a Giulianova, decise di organizzare una grande processione in onore della Madonna dello Splendore. Perché? Perché grazie alla Madonna dello Splendore, almeno così si pensava all'epoca, Giulianova era stata risparmiata da questo terribile morbo. E secondo Raffaele Pelagalli, autore di questo libretto del 1907, da quel momento il santuario della Madonna dello Splendore venne annoverato tra i santuari più celebri d'Italia, per questi eventi portentosi, diciamo così. Direttore, noi ora ci spostiamo, perché lui ha parlato della processione, ti facciamo vedere che proprio là dove viene, insomma, effettuata la processione, ci sono tutte statue a grandezza naturale, bellissime, rappresentative, perciò questa è un'altra particolarità. Quindi ci spostiamo, ci scaldiamo un po', perché facciamo le scale su e poi dopo ci ricolleghiamo, va bene? Ci vediamo, ci sentiamo fra poco, anche perché tra poco noi dobbiamo mandare la nostra famosa pubblicità e sigla. Un'ultima cosa, stavamo parlando di queste cantine. Le cantine che oggi, come giustamente diceva, non sono più il luogo dove si fa il vino, ma diventa un luogo dove si accoglie anche e si promuove il vino, no? Certo. Anche in chiave turistica, anche sotto questo aspetto, lei è stato molto attento durante il periodo universitario. Sì, sì, sì. Infatti questa trasformazione funzionale di questa tipologia architettonica è stata una trasformazione epocale, perché dopo migliaia di anni un manufatto che è nato, pensato e costruito per una determinata funzione all'improvviso finisce per diventare altro. Ci sono casi in cui addirittura è solo altro. I cattivi dicono che in alcune cantine americane di Napa Valley il vino non c'è più, ci sono le botti ma dentro non c'è niente. Ma tutto quello ha generato un turismo attorno al mondo del vino che è stato uno straordinario valore aggiunto per chi opera in questo ambito. Noi qualche giorno fa avevamo ospite Chiara Ciavolic di Miglianico, dove c'è quel famoso castello, no? Certo. Con le botti che si entra in una sorta di antro dantesco, no? E si può anche cenare lì dentro, certo, tra le botti di vino. È qualcosa di estremamente suggestivo. Tra poco torneremo a parlare anche di questo, ma è tempo di dare la linea regia per qualche istante di pubblicità e soprattutto per la nostra sigla. A fra poco. Buongiorno, buon mattino, sei finalmente arrivata la nostra sigla con il consueto ritardo, ma fa parte oramai del canovaccio collaudato di questa trasmissione. Stavo parlando di pubblicazioni anche con il nostro ospite Alessandro Sonsini, e se io le dicessi architetture contemporanee per paesaggi vitivinicoli,
Ricorda, sì? Cioè, un architetto è quello che riesce ad avere l'occhio dove altre persone non notano che è necessario porre una certa attenzione e sì, cercare un equilibrio. Sì, certo, occorre un occhio, sì, occorre sensibilità, competenza, punto di vista. Oggi il mondo è in continua evoluzione. Quindi occasioni per riflettere ce ne sono tanti in tutti i settori e quindi il mondo dell'architettura non si sottrae a questo rinnovamento continuo. E come facciamo a non essere attenti al mondo che cambia e quindi a provare a darci delle risposte, delle spiegazioni di queste mutazioni? Ovviamente stiamo parlando delle cantine in particolare, però facendo un passo indietro, lei è abituato anche ai cambiamenti, alle mutazioni, no? È entrato nel mondo dell'università, poi ha trovato delle passioni, degli stimoli diversi, eccetera. Quello che le voglio chiedere, però, l'architetto dopo cozza sempre con quelli che sono gli interessi dei privati e gli interessi della politica, o no? Riesce a stare in simbiosi? Non mi piace questo termine cozza, perché forte. Sembra che sono due realtà in contrasto, in conflitto. E invece il lavoro dell'architetto deve in un certo senso mediare questi interessi e queste spinte. Il lavoro dell'architetto si attua in un settore economico significativo per il nostro paese e quindi non può non tener conto nella concezione di un manufatto degli interessi che sposta. Quindi è un lavoro non contro qualcuno, ma è un lavoro con qualcuno. Però è inevitabile pensare che, visto che molti scempi li vediamo nelle nostre città, nelle nostre campagne, che una pressione, che ne so, interessi particolaristici certe volte prevalgano su una sensibilità diversa, perché di solito, come diceva prima, l'architetto piuttosto che l'ingegnere hanno delle sensibilità diverse. Certo, sì, succede qualche volta che il risultato di questo connubio non è felicissimo. A volte la responsabilità è dell'imprenditore che viene con un'idea precostituita e quindi la impone al progettista. Altre volte, ahimè, è colpa del progettista che non si presta ad una riflessione su quello che sta facendo, ma ritiene quell'attività, quel momento lavorativo rutinario, per cui perde l'occasione di fare qualcosa che abbia un senso, un'attualità e che abbia una sua valenza. Va bene, non facciamo altri viaggi perché si aprirebbero degli scenari infiniti, certo, proseguendo con questo discorso. Invece la porto nell'estrema concretezza delle sue scelte, delle sue decisioni. Questa attenzione è per le cantine, è per le particolarità e dopo una sensibilità spiccata per il territorio. La cantina è stato il luogo che dopo le ha aperto il territorio. In un certo senso sì, questa mia passione per i territori è nata proprio attraverso questa curiosità nei confronti di questa tipologia architettonica, perché come dicevo prima, essendo le cantine ubicate in territori aperti e soprattutto in territori più disparati, sono stato un po' costretto a viaggiare per questi luoghi e questo mi ha consentito di scoprire tante altre cose, al di là del vino e al di là dell'architettura. Ha cominciato a scoprire anche i talenti a un certo punto. E ho cominciato a scoprire non solo i territori, ma tutte quelle persone che animano i territori, che lavorano sui territori. Perché lei dice non bisogna solamente ammirare la bellezza o apprezzarne, ma bisogna anche viverla. Assolutamente, assolutamente. Non bisogna solo osservarla, bisogna possibilmente partecipare ad un modo di vivere quel territorio, perché poi ogni territorio ti impone uno stile di vita, una modalità di vita e quando ti ci trovi immerso anche da osservatore finisci per essere coinvolto. Ci spostiamo di nuovo a Giulianova dove c'è la nostra Francesca Romana Testi in compagnia di tre statue. No? Ho sbagliato? C'è un problema. Ma tu guarda stamattina
Allora, adesso stiamo, è una situazione veramente simpatica, molto. Allora, questa qui è la zona dove mi spiegava Sandro Galantini, avviene la Via Crucis. La particolarità è che ci sono queste statue a grandezza naturale, noi stiamo dicendo, però secondo noi hanno un po' ecceduto in altezza. Io sono basso, eh. Ah, diciamola tutta però, eh. Eccoci qua. Insomma, a parte quanto è lungo questa strada? Noi siamo un bel pezzo giù, però quanto dura tutta quanta la scalinata? Beh, sono le stazioni tradizionali, sono circa 250 metri. Questa è una strada che si chiamava una volta Via Reta, strada antichissima, che è stata sistemata a partire dagli anni 80 da padre Paolino Potalivo, un frate che viene considerato un po' l'anima di tutte queste realizzazioni, perché questa Via Crucis, come la zona dell'acqua, è stata sistemata a partire dagli anni 80 del Novecento. La particolarità intanto è che questa Via Crucis si snoda in un ambiente paesaggisticamente meraviglioso. Mi dispiace che forse non si ha possibilità di poter godere, veramente è un'architettura verde meravigliosa. Direttore, li vedi fedeli? Perché cioè, qua veramente continuamente, noi siamo arrivati alle 8 e comunque ci sono. Io non so se dopo vadano al lavoro a fare quello, però arrivano prestissimo. Sì, eh? Ma c'è una tradizione, un legame fortissimo tra i giuliesi e la Madonna dello Splendore. E poi volevo dire che questa è una Via Crucis monumentale realizzata da allievi di Pericle Fazzini, il grande scultore di Grottamare, ed è per imponenza e per caratteristiche molto simile, se la batte, insomma, diciamo così, con quella di San Giovanni Rotondo. Per cui un'altra delle caratteristiche che rendono questo luogo speciale, diciamo così, è anche data dalla Via Crucis. Ma non dimentichiamo che nel santuario della Madonna dello Splendore c'è anche un polo culturale d'eccellenza, costituito da un museo, il Museo d'Arte dello Splendore, che dipende da una fondazione e che si articola in una parte del convento dei Cappuccini, occupa specificamente il primo, il terzo e l'ultimo piano. Bellissimo, non c'è dato entrare perché il museo apre nel pomeriggio purtroppo, ed è un museo di arte sacra e contemporanea, qui sono ospitate delle opere di artisti contemporanei italiani tra i più importanti, non solo italiani, anche opere di Carroll, quindi insomma di artisti stranieri, e ci sono anche opere di arte sacra che provengono da quello che era il fondo artistico della curia provinciale dei Cappuccini dell'Aquila, che purtroppo è andata danneggiata seriamente dal terremoto aquilano, e ci sono anche le opere della scuola di Posillipo, perché l'amministrazione comunale, che ha ristrutturato e sta tuttora ristrutturando il Palazzo Bindi a Giulianova, ha deciso di come dire, di prestare, ecco, queste opere affinché le si possa ammirare, la scuola di Posillipo, appunto, opere dal 600 al 900 qui all'interno del Museo d'Arte dello Splendore. Poi c'è una biblioteca specializzata in abruzzesistica con circa 15.000 volumi, quindi insomma c'è spiritualità e c'è cultura, un binomio credo veramente vincente, oltre che una bellezza, la bellezza straordinaria di questo luogo. Direttore? Sì? Allora, noi adesso risaliamo tutta la scalinata. Io sento il rientro audio. No, no, ti sentiamo bene, non ti preoccupare, vai. Risaliamo la scalinata e dopodiché ti salutiamo proprio da sopra, perché adesso sta uscendo il sole, devo dire il panorama è molto più bello, e facciamo vedere che è assolutamente immersa nella natura, perché è tutto verde e insomma è uno splendore in tutti i sensi. Capito? Veramente. Benissimo, allora intanto che voi salite, mi raccomando, fermatevi ad ogni stazione a dire una preghierina. Anche per noi, ci sentiamo fra poco, noi con Alessandro Sanzini invece torniamo a parlare di pubblicazioni, perché con Talenti e Territorio, che è un modo di esaltare e mettere in risalto, conoscere questi talenti in grado di fare impresa,
con le risorse materiali e immateriali che il territorio abruzzese mette a disposizione, e tra l'altro ha avuto anche un incontro ed è uscita questa pubblicazione, si intitola La Morra, memorie ed eredità della pastorizia non transumante. La metto anche a favore di Telecamera. Allora, perché vogliamo parlare di questo? Prima di parlare ovviamente della trasmissione Talento e Territorio, di questo format televisivo che da quest'anno è anche in palinsesto qui su TV6, ci cioè fa assolutamente piacere. Perché questa è una storia, una micro storia, una piccola storia che poi diventa la storia globale, diventa, perché è interessante, è stimolante e soprattutto perché dà uno spaccato diverso di una storia, di una tradizione, di un'attività della terra abruzzese, cioè quella della transumanza. Mi piace questa definizione, una piccola storia che diventa una storia globale. Infatti io credo che la storia che sta dietro questi pastori della Morra sia forse quella più rappresentativa di questo mondo di talenti e territori. Allora, innanzitutto spieghiamo la Morra, dove si trova? Allora, la Morra, diciamo subito, non è quel gioco, ecco, che si pensa sia, che si fa con le mani. La Morra nel gergo dialettale abruzzese significa insieme, gruppo. Tant'è vero che in dialetto si dice una morra di guaiuna, una morra di gente, una morra di pecore, quindi è un gruppo. E in questo caso è un insieme di pecore. Ma non è un insieme normale, è una unità di misura. Questa pratica zootecnica che sta dietro la Morra, perché di questo stiamo parlando, è una pratica antichissima in Abruzzo, risale credo al 1600, almeno da quel momento ci sono dei documenti in cui si parla di questo fenomeno. E in Abruzzo è stata sempre molto presente sull'Appennino abruzzese, mentre oggi purtroppo ne è rimasta una sola. E da qui l'idea di scrivere questo libro, sì, prima che sparisca anche quest'ultima Morra. L'ha scritto insieme a Simone Angelucci. Sì, è un libro, è un'esperienza. Mi piace chiamarla esperienza, sì, perché è qualche cosa più di un libro. Ho scritto questo libro insieme a Simone Angelucci, che tra l'altro è un veterinario, quindi che ha una competenza specifica rispetto al gregge, rispetto all'animale pecora. E io ho curato invece più la parte legata alla storia del territorio, alla storia di questa piccola comunità. E quindi stiamo parlando di una piccola comunità di pastori, 11-12 pastori, che una volta all'anno, danno inizio in genere la Domenica delle Palme, riattivano questa antichissima tradizione, che è quella di mettere insieme le poche pecore che ognuno di loro ha, per portarle poi al pascolo in altura. Da dove nasce questa storia? Nasce dal fatto che questi piccoli pastori, con la limitata quantità di pecore, non avevano la possibilità né la fortuna di partecipare al grande fenomeno della transumanza, perché avevano un capitale modesto. E come sopravvivere con questo piccolo capitale? Mettendosi insieme. E quindi tutti gli anni questi pastori riunivano le proprie pecore e le portavano al pascolo, ma la cosa straordinaria è che questa specie di consorzio ante litteram si è dato un sistema di regole straordinario per poter distribuire oneri e onori. Il pascolo è una cosa durissima. Per scrivere questo libro io l'ho vissuta personalmente, quindi sono andato a pascolare partendo la mattina alle 5 con alcuni di questi pastori e si rientra il pomeriggio la sera alle 7 quando si fa appunto la mungitura. Per tornare a quel discorso che facevamo prima di vivere anche quello che si ritiene bello, in questo caso anche se vogliamo romantico. Sì, sì, è necessario, perché poi non riesci, se vuoi descrivere questo fenomeno e non partecipi in prima persona, non riesci a raccontarlo, perché solo vivendolo insieme a loro, quindi scoprendo i sacrifici, le sofferenze che questa gente fa, hai poi la possibilità di descriverlo. E dicevo prima, la cosa straordinaria è che si sono dati un sistema di regole, in maniera che ognuno, in funzione della quantità
di pecore che apporta a questo consorzio può avere dei benefici in proporzione. E quindi con questo sistema il pastore può essere impegnato con il gregge, che in genere sta intorno alle 200-250 pecore, può essere impegnato solo per alcuni giorni al mese e per il resto del tempo fa altro, fa l'agricoltore, fa l'artigiano, e quindi attraverso questa forma di condivisione, di aggregazione, anche con 10 piccole pecore si riesce a fare economia. E la morra sta scomparendo? La morra sta scomparendo, ne è rimasta una sola a Rocca Morice, ed sì, è proprio questa che abbiamo descritto in questo libro, ed è veramente un peccato, perché secondo me è un sistema che andrebbe guardato con grande attenzione. È un modello organizzativo anche. È un sistema organizzativo, è sì, una modalità organizzativa, ma soprattutto oggi in cui il posto fisso non c'è più, in cui bisogna avere una flessibilità nell'avvicinarsi al mondo del lavoro, e in cui tanti giovani magari decidono di intraprendere una strada lavorativa che li sradica completamente dal loro territorio. E invece questo, riproposto in chiave moderna, con dei giovani che non sono, hanno competenze nel settore zootecnico, ma che hanno magari competenze nel riuscire a comunicare questa storia attraverso i moderni sistemi di comunicazione, e potrebbero veramente diciamo far diventare questa attività, un po' come le cantine, non solo un sistema produttivo, ma anche un modo di raccontare il territorio che possa avere un interesse dal punto di vista turistico. Sì, diventa davvero la microstoria, che diventa interessante, no? Diventa la microstoria. I grandi scrittori hanno raccontato piccoli episodi, lo stesso Saramago, certo, piccoli episodi di vita quotidiana di un quartiere di Lisbona, eccetera, e dopo diventano storie universali nel vero senso della parola. Certo. Poi sta anche questo, la bellezza. Ci dobbiamo fermare per il secondo e ultimo impegno con la pubblicità e poi ancora con Mattino 6, l'ultima parte. Eccoci ancora in diretta qui a Mattino 6 e siamo, credo, al momento dolce. Abbiamo capovolto un po' anche la scaletta dei dei collegamenti con Giulianova. Vediamo se vedo finalmente a caldo Francesca e Sandro. Dove li avete lasciati i ghiaccioni? No, stavamo abbracciando un termosifone, devo dire la verità. Allora, questo è un regalo, perché il momento dolcezza oggi l'abbiamo posticipato. Sì. Dopodiché Sandro Galantini si è ripreso, secondo me. Ha iniziato anche a parlare e a scandire bene le parole. Ecco il mio Salvatore, posso far vedere il Salvatore? Mi ha dato il cordiale. Alle 9 del mattino è una meraviglia. Abbiamo perso forse il segnale. Francesca, vediamo se riusciamo a recuperare il segnale perlomeno per i saluti, ecco, perché domani lo ricordiamo. No, non ci riusciamo a effettuare questo collegamento. Vediamo se ci riusciamo tra qualche istante, quindi con i saluti dal santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova. Una domanda, Sonsini, quando ha scoperto che non avrebbe mai smesso di meravigliarsi, e soprattutto che cos'è per lei la meraviglia? Glielo chiedo perché so che sono due cose molto importanti per lei. Quando ho cominciato questo viaggio con Talenti e Territori, che mi ha dato la possibilità di apprezzare il nostro patrimonio geografico e tutto quel patrimonio umano che è racchiuso dentro questa terra. Allora, diciamo che lei a un certo punto della sua vita ha deciso, va bene la carriera universitaria, accademica, però ho conosciuto un mondo davvero straordinario che voglio raccontare. Certo. Attraverso i media, che sia internet piuttosto che il piccolo schermo, anche se ormai è diventato un grande schermo nelle, certo, abitazioni di tutti, ha tirato fuori questo format Talenti e Territori. Sì, è un format appunto che
attraverso il quale spero di poter raccontare per questi personaggi virtuosi, io li chiamo così, dell'Abruzzo contemporaneo, che definisco talenti perché riescono a sopravvivere e a portare avanti un'attività economica utilizzando le risorse sia quelle materiali che immateriali del territorio. E quando ogni volta si meraviglia? E ogni volta mi meraviglio perché le risorse sono sempre diverse, perché questi talenti sono personalità assolutamente diverse tra di loro e soprattutto mi meraviglia la potenzialità che c'è dietro questo mondo dal punto di vista della promozione turistica, perché poi questo racconto in fondo è una forma di marketing territoriale che sto cercando di fare per promuovere turisticamente questa terra. Devo andare nuovamente a Giulianova perché vedo che sono tornati al freddo, gioiosamente e gloriosamente, Francesca e Sandro. Noi forti. Tosti. Lei forte, io cagionevole sempre. lei forte e tu cordiale. Io cordiale, col cordiale divento forte. Direttore, allora, intanto il nostro ospite voleva salutare il tuo ospite. Professor Sonsini, sono Sandro Galantini, ciao, buongiorno, Sandro, molto congelato, ciao. Ma noi ci siamo visti in altra occasione. Ti ho riconosciuto, ciao. Abbiamo parlato bene di te, Sandro, non ti preoccupare. Sandro Galantini è un uomo da cabaret, cioè, te lo dico. E non vi ho fatto vedere quello di cui sono ancora capace. Il problema è che quando cominci a parlare di storia, di tradizioni, di religione e quant'altro, vai in estasi. Va bene. Francesca, credo che il caso che si è aggiunto lì. Lui? Sì, sì, va in estasi, non vedi quando descriveva il miracolo, quanto descriveva la storia del santuario, era in estasi, cambiava anche la pronuncia delle parole, perdeva la cadenza abruzzese. Io sono. Godo molto nello spirituale ma anche nel materiale, diciamo. Gesù perdonalo. Assolutamente sì, l'abbiamo perdonato. Francesca, se n'è andato. Ci salutiamo, noi ci vediamo mattina qui in studio, ok? Grazie. Vogliamo salutare tutti quanti, anche Alessandro saluta Sandro. Ciao Francesca. Ciao. Che bei momenti. Buona giornata. E vi lasciamo al vostro momento dolcezza, chiaramente quei dolci che avevamo visto prima. Ma allora, stiamo parlando di talenti e territori. Come scopre i territori? Sono i talenti che arrivano da lei o lei che va a cercarseli? No, sono io che li vado a cercare. Solo io che li vado a cercare e in che modo? Intanto creando occasioni per andare in giro. E andando in giro osservo, scruto, fiuto, è un po' un lavoro da talent scout questo, sì. E osservo le persone e persone poi le avvicino. Lo sanno, hanno la consapevolezza di essere, tra virgolette, osservate potenziali talenti? No, assolutamente no, assolutamente. Forse no, questa consapevolezza che manca magari in tante persone. Dunque, allora, loro, queste persone sono persone della società civile, quindi che svolgono una normale attività per campare, per sopravvivere, quindi non credo che abbiano questa consapevolezza di essere speciali. E, è chiaro che da una lettura particolare possono apparire speciali, perché la loro attività si inquadra in un potenziale di questo territorio regionale che li fa diventare particolari, speciali. C'è un talento che l'ha sorpresa, non so, l'ha colpita in maniera particolare o è difficile fare una graduatoria? No, allora intanto non esisterebbero graduatorie, non ce n'è uno più bravo di un altro assolutamente. Forse non c'è, non lo so, l'ultimo è sempre quello come i libri, no? Sì, l'ultimo è sempre quello più interessante, più curioso, che ti ha intrigato di più, non, sì. Faccio un esempio, l'ultima puntata che è andata in onda è stata su Alessandro Dinisio, un giovane ingegnere nato a Chieti, vive a Bologna dove lavora lì, è un ingegnere informatico. E questo signore, parliamo di una persona di 35 anni, credo 40 anni, oggi è diventato un caso nazionale perché ha ideato e gestisce una pagina Facebook, Paesaggi d'Abruzzo,
quindi la possiamo assolutamente andare a visitare. E attualmente ha 106.000 utenti. Caspita! Esistono pagine istituzionali tipo Visit Abruzzo, Visit Trentino, ecco, regionali, istituzionali, che con grossi investimenti stanno intorno ai 40.000 utenti. Quindi questo è un dato straordinario, e questo signore ha costruito tutto questo intanto grazie alla sua competenza di ingegnere informatico, quindi alla sua capacità di gestire questi strumenti informatici, ma soprattutto perché ha individuato un target, un argomento forte, che è quello del paesaggio, attorno al quale sta costruendo una community, come la chiama lui, come si chiama in questo gergo, che piano piano sta uscendo dal virtuale, perché è gente che non si conosce tra di loro, è gente che si incontra su questa pagina Facebook, sta uscendo dal virtuale e sta entrando nel reale, perché lui di tanto in tanto prende delle iniziative e chiama a raccolta questi fotografi, perché sono prevalentemente fotografi, e mette in atto delle iniziative di promozione territoriale. Quindi è un lavoro eccezionale, è una persona straordinaria. I viaggi di Talenti e Territori, possiamo dirlo così, sì, su TV6 li seguiamo con particolare attenzione, a grazie, questo punto anche con maggiore sensibilità, mettiamola grazie, così. Grazie. E devo dire, questa volta devo ringraziare uno sponsor, sì, che mi ha consentito di portare avanti questa seconda serie di Talenti e Territori, che è la Deco SPA, che è un'azienda che fa raccolta e riciclo dei rifiuti, e che ha creduto in questa trasmissione e mi ha sostenuto nel far ripartire questa seconda serie. Allora, che dirlo, un grosso in bocca al lupo per questi viaggi, buon grazie viaggio mille, tra grazie, i talenti e i territori d'Abruzzo e non solo. Bene, noi ci salutiamo, l'appuntamento per chiudere la settimana è domani, come sempre sabato, con un ospite particolare, tornerà in studio anche Francesca Romana Testi. Ringrazio Alessandro Sonsini per ringrazio essere stato ospite, grazie anche a Sandro Galantini che ci è stato un po' la guida, è stata un po' la nostra guida nella visita al santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova, e chiudiamo con una clip ovviamente dedicata al grande Nelson Mandela, che da ieri non c'è più. Arrivederci. We'll be right back.
your face. I can feel this heartbeat moving deep inside. It was 25 years that took that man away. And now the world came dancing Nelson Mandela Street. Thank you.